ovviamente delle scelte che ho fatto io, che ha fatto il mio governo. Alcuni assessori si lasciarono andare con tutto il loro impegno e la loro passione e avevano indicato una strada che poi non fu più percorsa perché chiaramente al solito si gridò allo scandalo, che vergogna, stanno privatizzando i beni culturali. I beni culturali sono demaniali e pubblici, nessuno svende, nessuno privatizza. Si trattava di privatizzare per una buona parte di questi beni culturali, molti delle quali erano in condizioni di abbandono e resteranno sempre così, assicurargli una gestione privatistica. Si faceva una bellissima gara che noi abbiamo avviato, alla quale hanno partecipato i gruppi di gestione dei beni culturali più prestigiosi di Europa. Dopodiché, pagando per giunta un canone, naturalmente, quel bene culturale, non lo so, il teatro greco di Tindari, tanto per dirne uno, che non è certamente né la Villa del Casale, e neppure la Valle dei Templi, né Piazza Armerina e neppure Agrigento, quelli lasciamoli stare. È un bene culturale bellissimo, di grandissima bellezza veramente, perché questo teatro è anche ovviamente il resto di quel pezzo di patrimonio archeologico, è tutto esposto sul mare Tirreno, di una bellezza inaudita. Io mi ci sono trovato, forse quando ero bambino, ma non me lo ricordavo neppure, perché siamo andati a far visita al santuario di Tindari e oltre il santuario di Tindari poi ho trovato e ho visto l'ingresso e ci sono stato un paio d'ore. Ma se lì fosse gestito privatisticamente, beh, ci sarebbe un posto di ristoro, un piccolo ristorante, quindi un bar, i servizi che funzionano, le cartoline che si vendono, i libri che si stampano e quindi si fa lavorare tanta gente. E chiaramente forse si pagherebbe pure qualche euro in più che non guasterebbe, ma io se, non si tratta di 1.000 euro, si tratta di 10 piuttosto che 5 euro. Entrerebbero migliaia e migliaia di persone, si farebbero lavorare anche delle guide piuttosto che abbandonare i turisti al loro destino. Si entra nei musei, si vedono le cose, ci sarà, mi ricordo che il teatro piuttosto che la basilica, e nessuno ti spiega di che cosa si tratta. Ci sono delle scritte sbiadite. La gestione privatistica avrebbe messo in movimento un polmone economico e culturale straordinario. Purtroppo quella impostazione fu criticata profondamente. Si bloccò la gara e quindi oggi siamo nelle condizioni in cui eravamo 15 anni fa e che purtroppo perdureranno non so per quanto tempo ancora in Sicilia. Se c'è una strada indicata, secondo me bisogna riprenderla e allora le proteste, piuttosto che le lamentele, soprattutto la insoddisfazione dei turisti, finisce. E appena come dire, si sapesse di una gestione razionale e funzionale dei beni culturali, il turismo in Sicilia si moltiplicherebbe, credetemi, almeno per 10, perché ci sono delle cose. Io cito sempre le cave di Cusa, dove mi sono trovato ad andare durante la presidenza della regione, cioè quei massicci di roccia da cui i greci ricavavano, lavorando con delle tecniche di 2500-2700 anni fa, ricavando dei pezzi di colonna che poi portavano a Selinunte, no, dei grandi cilindri che poi li ricavavano da questa roccia, poi li facevano rotolare fino a Selinunte e poi li mettevano all'impiedi e uno sull'altro per creare ad esempio le colonne dei templi. No? Quelle colonne dei templi sono state saccheggiate nel tempo, quelle pietre sono state portate via per fare i porti, non lo so, mi ricordo se di Porto Empedocle o quant'altro. Il grande tempio, uno dei grandi tempi, non mi ricordo se era il tempio G di Selinunte, crollò probabilmente per un terremoto. Anche qua si fece una grande polemica perché lo scrittore Manfredi, quello che si occupa ovviamente di romanzare la storia di Siracusa piuttosto che dell'antica Roma, si proponeva di creare un pool di uomini di cultura, ma anche di finanzieri che sarebbero intervenuti per rimettere su questo tempio. Polemiche infinite, deve restare così, a marcire ovviamente in mezzo all'umidità, e quindi questa riedificazione, tra virgolette, non è stata consentita. Piccola parentesi.
moltissimi altri templi sono stati riedificati in Italia, come a Cirene, ricordo che allora si parlava tanto di Cirene in Africa, e questo lavoro da noi finì. Ma a prescindere dal tempio crollato, da rimettere su, da lasciare com'è Selinunte, si entra, si paga il biglietto, poi si vaga più o meno in un campo grandissimo senza che nessuno ti guida. Non parliamo poi di quello che succede lì, come ad Agrigento, sotto il sole di agosto, si crepa dal caldo, non c'è un posto ogni 100 metri dove ci si dovrebbe poter sedere per poter sentire, magari vedere un filmato. Basta confrontare la gestione dei beni culturali da noi e in altri paesi, dove per quattro pietre che non significano niente, per carità, io ricordo tante cose belle che abbiamo visto, castelli a Edimburgo per esempio, ma quanti posti di ristoro, quanti ristoranti, quanti servizi, quante guide che ci spiegavano in italiano come funzionavano. Noi abbiamo un sacco di giovani che magari hanno fatto il liceo linguistico, che conoscono le lingue, il tedesco, il francese, piuttosto che l'inglese, e poi non restano a non far niente, mentre parecchie centinaia potrebbero lavorare nei beni culturali. Naturalmente, se piuttosto che affidarli al pubblico e poi farci i conti con la polemica del sindacato che dice le 6 ore, le 8, incrocio le braccia, voglio lo straordinario, quant'altro, una gestione privatistica invece renderebbe, ripeto, funzionante tutto un sistema che porterebbe benessere a tutti.